Direi per noi una buona vittoria che ci dà continuità nel lavoro. Siamo alla mia quinta partita, ma alla seconda casalinga. Sappiamo che abbiamo avuto due trasferte impegnative perché comunque sostanzialmente il sottoscritto e la squadra non si conoscevano, quindi non appena abbiamo preso un po' di equilibrio, un po' di routine settimanale, è venuta fuori una vittoria contro Treviglio, perentoria, una sconfitta di misura a Biella e questa partita che devo dire è stata giocata con grande spirito dai ragazzi. Abbiamo iniziato un po' timorosi, un po' pensierosi direi, perché devo dire la verità, per noi l'infortunio di Gabriele Benetti è stato importante anche per come è successo, quindi la squadra ci ha messo un attimo per entrare nel ritmo partita. Devo dire che dopo di questo, nel secondo quarto arrivavamo lì a mettere la testa avanti, ma non riusciamo mai a farlo, quindi io continuavo a spronare i ragazzi in questa direzione perché comunque la sensazione era che ci dovessimo soltanto un po' sciogliere. L'abbiamo fatto nel secondo quarto, devo dire, verso la fine, e poi nel secondo tempo abbiamo mantenuto con una buona energia, autorità e personalità la partita nelle nostre mani, anche quando Eurobasket in modo molto smart con Piazza e Berkic soprattutto, anche con Sim, giocavano le situazioni di short roll, di pick and pop che ci hanno messo un po' in difficoltà, però devo dire che i 79 punti concessi, di cui 5 che mi hanno fatto comunque arrabbiare ma a partita finita, sono un indice di una partita giocata con grande energia, che ha concesso ogni quarto sempre meno agli avversari, quindi oggi c'è da essere soddisfatti, è solo un primo passo, però intanto incominciamo a prendere i primi frutti del lavoro e a farlo appunto in modo perentorio, perché comunque oggi, al di là della vittoria di energie, è stata anche una vittoria di personalità, perché Eurobasket non ha mai mollato e siamo stati bravi a tenerli lontani. Non è facile perché Eurobasket è una buona squadra, quindi onore agli avversari e complimenti anche ai miei ragazzi perché sono stati bravi.